Io farò una presentazione un po', speriamo che l'Inter ci assista, perché è un po' troppo multimediale, perché per cercare di svegliarvi, perché siamo verso la conclusione, se no magari vi addormentate. Allora, chi c'era su, no, c'è un po' di sondaggio, chi c'era su internet nel 1995 Quando usare il 96 con microfono? l'Inter d'Italia? Quando usare il microfono? Ecco, vabbè. I vecchi, diciamo. Facciamo parlare. Allora, come si facevano i siti all'inizio di Ah, va bene, internet? Agostino. Probabilmente con un editor di testo, quindi o con un blocco note o qualcosa di genere, olio di gomito, eh? E poi scriviamo tutto a mano il codice HTML. Di solito si usava quello che vedete sulla sinistra, più o meno un esempio anche moderno questo, diciamo. Poi c'è RCGI, che mi ricordo le prime volte sentivo questa parola, sembrava boh, non so, una malattia, non lo so. Poi ho scoperto piano piano che era il Perl, bla, io ho messo bla perché, vabbè, magari poi c'è chi lo usa, però diciamo che serviva per fare le prime cose dinamiche sui siti, no? Poche cose, molto difficili, eccetera, eccetera. E poi c'era, non so se vi avete mai visto qualche sito fatto in andata, il massimo della figaggine era cioè, magari il pupazzetto che faceva lavori in corso, oppure l'applet Java che sembrava che faceva, quello era il massimo, o la musichetta, ancora si trova qualche sito con la musichetta sottofondo. Oh, e questo per esempio è Altavista nel 1995, quando ancora Larry Page e Sergey Brin probabilmente facevano lezioni all'università, quindi non sapevano neanche cos'era Google, non avevano pensato a Google. Questo era Yahoo nel 1996 e vedete che più o meno, insomma, si vede che HTML probabilmente con qualcosa di CGI fatto in Perl, insomma, no? Questo per fare un po' la storia di internet. Ecco, diciamo che da qualche anno a questa parte, se chi vuole continuare a scrivere siti con un editor di testo può farlo, nessuno glielo impedisce, insomma, no? Quindi potete scrivere in HTML anche adesso e fare un sito così. Poi diciamo, da qualche anno a questa parte, diciamo una decina d'anni, forse qualcosina di meno, si sono diffusi molto i software CMS. Allora, cosa vuol dire CMS? CMS vuol dire Content Management System. Cioè, ovvero sistema di gestione dei contenuti, quindi è uno strumento, praticamente è una piattaforma che permette di fare un sito in maniera più semplice. Poi vedremo, io andrò su miei siti e vi farò vedere, entrerò col mio login e vedremo un attimino proprio dal vivo. Questi software, i maggiori, sono, poi vediamo se li conoscete, sono WordPress, Joomla o Joomla e Drupal. Chi di voi ha mai sentito parlare di queste tre cose e li conosce magari ancora meglio? Ok, quasi tutti, quindi per cosa da casa. Che serve? Vabbè. No, buono. E quanti li usano per fare siti rosati, eccetera, eccetera? No, vabbè, quindi posso anche rimanere, dai. Ok. Oh, questi software si basano appunto, quindi per quello ho fatto riferimento alla prima slide a CGI, su PHP, che è un linguaggio di programmazione nato appunto per dare dinamicità ai siti web, quindi per fare in modo che quando io clicco da una parte, il server mi genera un HTML che mi serve per fare una determinata cosa, quindi è dinamico, in questo senso si dice dinamico. L'HTML del 95 e del 96 era una roba statica con delle pagine, dei link e finiva lì. E oltre al linguaggio PHP, ne esistono anche in ASP, ma diciamo che PHP ormai sta al 70%, è usato al 70% di tutti i server mondiali, come più o meno Linux, diciamo, come server. Esiste qualcosina in ASP, ma è una roba molto minore per delle nicchie. Non basta il linguaggio, cioè sono scritti in questo linguaggio, i contenuti vengono salvati in un database che in genere è MySQL, MySQL, tutti e tre. Dove vengono salvati, ad esempio, quando voi scrivete una pagina, scrivete un post, allora il contenuto del post viene salvato all'interno del database, quindi ci sarà proprio il contenuto lì. Poi invece l'interfaccia grafica, quello che si vede,
i fogli di stile, eccetera, eccetera, invece stanno sullo spazio hosting. Ecco, adesso io, se mi assiste sempre internet, io vi farei vedere un post di un ragazzo dove ci sono le cifre un po' di questi CMS, velocemente. Mi sono scordato a caricarla prima, vabbè. Diciamo che, per farla breve, WordPress, che è nato come piattaforma per blog, quindi non propriamente CMS, invece sono nati come CMS Joomla e Drupal, ad oggi è diventato un CMS completo, e le statistiche dicono, nonostante magari, no, guerre non ce ne sono su internet, però c'è chi preferisce l'uno o l'altro, perché più che altro c'è ancora la concezione, dice no, ma io devo fare un sito, uso Joomla. Beh, secondo me non è proprio, diciamo, guardiamo un po' le caratteristiche. Ecco, già qui il primo numero, vedete, queste mi sembra che sono del 2010, ma più o meno, anzi, diciamo, è migliorato nel senso di WordPress, è peggiorato per gli altri. Vedete che qui c'è un 14%, ora non so questa cosa perché non va via, ok, 15%, 8%, 7%, questi sono il numero di moduli o plugin e estensioni. Esempio, una delle cose che mi hanno portato a scegliere WordPress è proprio questa, cioè che c'è tanta roba su WordPress, quindi ci sono tantissimi plugin per fare qualunque cosa, dall'e-commerce all'appunto al sito, alla pagina particolare, veramente c'è di tutto, diciamo, a tutte le tecniche SEO per essere indicizzati con Google in maniera automatica, veramente tante cose. Vabbè, visite uniche mensili al sito principale di riferimento, basta vedere i numeri, 50 milioni, guardate le altre. No, c'è un motivo, su WordPress sta proprio appoggiati i blog. Sì, .com.org invece c'è il software. Ah, ecco, se volete fare interventi, a me piacciono le presentazioni dinamiche, quindi tranquillamente è meglio. Vabbè, poi altre cose, sì, ha preso il numero di fan su Facebook, eccetera eccetera. Vabbè, diciamo che qui i numeri sono questi, però io adesso così mi faccio pubblicità per il blog mio, giustamente, no? Qui c'è un'altra slide, un po' d'archette ci vogliono, no? Un'altra slide che sono sul blog mio, poi ho ripreso un'altra infografica, un altro blog, ma speriamo che si carica presto, dove ci sono altri numeri e più o meno, diciamo che le cifre, adesso se mi ricordo bene, appunto sono 15% WordPress, gli altri stanno sul 6-7%, aspetta, vediamo se riesco ad aprirla. Questo tra l'altro stava, no, invece vediamo, no, 11%, però io ho visto una presentazione di Matt Lulkenberg, che è appunto il fondatore di WordPress, che parlava di 15%, però vabbè, comunque vedete che la differenza è netta, insomma. Vabbè, qui ci sono anche gli utilizzi dei server Apache, eccetera, però vabbè, insomma, basta così, insomma, ecco. Quindi diciamo che io ho scelto fino all'inizio questa piattaforma perché mi sembrava la più diffusa e la più importante, eccetera. Poi ecco, quindi appunto è scritto in PHP, ma SQL l'abbiamo detto. Un'altra cosa è stata creata all'inizio da Matt Lundberg, è distribuita, questo è importantissimo, adesso le altre licenze non lo so, ma questa è distribuita con licenza GPL, di cui Massimo ci ha parlato prima, e quindi anche per questo l'ho scelta. E poi la cosa ancora più importante, secondo me, è che WordPress è stato affidato a una fondazione, che è la stessa cosa che hanno fatto con LibreOffice. Quando viene affidato a una fondazione, più nessuno potrà comprare questo software, perché OpenOffice già l'ha fatto la fine che ha fatto, perché dietro c'era un'azienda, è arrivata Oracle, se l'è comprata e mo comanda lei. Quando c'è una fondazione non a scopo di lucro, come LibreOffice, come Debian probabilmente, insomma, cioè non può arrivare l'azienda a comprarsi la fondazione, magari la fondazione può fallire per altri motivi, insomma, no? Però non può essere comprata, quindi questo è un altro motivo perché ho scelto questa piattaforma. E naturalmente, essendo GPL, io ho fatto modifiche su WordPress, che poi non ho rilasciato perché
magari era una modifica che ho fatto per me, per me dei siti, insomma, quindi questo mi permetteva questo. Qui ho messo tre link, basta che andate su Google, trovate una marea di roba, però c'è la definizione che ho preso da Wikipedia, che è quello lì, c'è il sito ufficiale italiano, che è il secondo, c'è cioè t-wordpress.org, wordpress.org è quello, diciamo, internazionale ufficiale. WordPress è dove si può scaricare il software. Aspetta, vediamo se ve lo faccio vedere al volo. Ah, domande dei tempi, fatemi segni brutti quando sforo. Ok, dovrei avercela qui. Aspettate un attimo, eccola qui. Questo è wordpress.org. E qui, per esempio, nel extend, nel menu extend, vedete, trovate, poi vi spiegherò cosa sono i plugin, i temi mobili, però trovate, diciamo, diciamo tutti i plugin, i pezzetti di codice che potrebbero servire per estendere, appunto, per estendere WordPress. Vedete? Qui adesso ci sono all'incirca 17.000 plugin. Ripeto, io ci sta di tutto. Quando uno dice a me servirebbe quella cosa, io l'ho trovato. Cioè, poi per carità magari esistono anche per gli altri, però insomma è così. Torniamo un attimo alle slide, quindi è un po' complicato ma ce la facciamo. Quello, l'ultimo, è il sito, diciamo, italiano di riferimento, dove sono ragazzi che organizzano i WordCamp a Milano, ho partecipato un paio di volte, sono molto in gamba, e quindi se vi serve informazioni, assistenza, c'è il forum, notizie, fate riferimento a questo sito wordpress-it.it. Benissimo, uno dice, vabbè, io adesso tu c'hai queste belle cose, come lo uso? Allora, per usarlo bisogna installarlo, no? Allora, diciamo questo, che io uso Aruba, però penso lo facciano anche gli altri hosting. Vedete, con questo pannello qui di Aruba, mettendo tre informazioni, io installo WordPress. Quindi, io penso che lo facciano tutti gli hosting, praticamente su Aruba, una volta che io prendo il mio spazio Linux, cioè il Linux App Installation, qualcosa del genere, non mi ricordo, una roba del genere, selezionando quello viene tutta una serie di software che io posso installare, da WordPress, OS Commerce, anche Joomla, anche Drupal, eccetera. Cliccando quel bottone, riempendo il pannello con quelle tre, due, tre informazioni, ho installato il mio WordPress, quindi niente di complicato. Vedete che qui si fa riferimento a MySQL, in questa, diciamo, la quarta riga, se non c'è qualcosa, poi si vede il mouse, no? Sì. Quindi, perché? Quindi è importante che quando noi usiamo uno spazio hosting su Aruba, vogliamo installare WordPress, oltre a comprare lo spazio, compriamo lo spazio MySQL. Basta 100 mega, quello base, sta lì circa 7 euro, quindi va benissimo. Si mette la password, si mette l'utente, amministratore, le mail, eccetera, e si installa. 5 minuti. Ho la mia piattaforma pronta, quindi niente di più semplice. Oppure se uno si vuole proprio far del male, proprio, oppure magari no, far del male no, per carità, però magari è curioso, magari si può fare un server in casa, io lo sconsiglio altamente. Adesso questo che ho fatto partire è un video di un ragazzo che sta facendo una demo sul suo Windows installando EasyPHP, che è un software che mi installa in Windows, in Linux non c'è bisogno naturalmente, adesso faccio vedere Windows, è un buon bestemmia, però vabbè, non ci ho pensato a fare altro anno su Linux, lasciamo perdere. Però diciamo che Linux è superiore, per esempio Ubuntu Server è superiore, perché c'è già tutto dentro, c'è Apache, c'è PHP, c'è... quindi in questo senso si dimostra la superiorità di Ubuntu Server su Windows. Invece su Windows bisogna installare EasyPHP, che praticamente mi installa un pacchetto con dentro tutta la base che mi serve per far funzionare WordPress, Apache, PHP e MySQL. Anche questo è abbastanza semplice. Lui praticamente adesso sta facendo vedere questo ragazzo che ha scaricato, vedete questo zip qui sopra, è il software che ha lo zip, l'ha scaricato da wordpress.org, l'ha scompattato. Adesso lo va a piazzare nella cartella PHP di Apache, che sta dentro C, programmi, EasyPHP, eccetera, eccetera, e se lo sta mettendo adesso. Io vorrei un po' andare avanti, anticipiamo un po' le cose, quindi vedete, vabbè, non si vede, no. Non si vede niente, vabbè, fa niente, faccio io la telecronaca, sta mettendo la cartella dentro, praticamente va con il browser, va con il browser, punta
al suo indirizzo del PC locale barra WordPress, e praticamente parte già la prima schermata di WordPress. Però vado un pochino avanti. Praticamente adesso sta creando il file di configurazione dove gli dice quelle cose che c'era anche sul pannello di Aruba, cioè il tuo MySQL di appoggio, che indirizzo c'ha, qual è l'utente, la password. Quindi sto facendo questo in questo file PHP, ma che si può aprire con blocco node, con un header di testo. Mando avanti perché va molto lento, perché vabbè, fa il tutorial. E praticamente, vedete, questo è il suo MySQL installato in locale qui sul suo PC. Ok, andiamo avanti. Praticamente lui sta dicendo che ha creato un database WordPress per metterci le tabelle, cioè i riferimenti di WordPress, cosa che ad esempio sulla Aruba non serve assolutamente. A questo punto, ecco, riva sul suo indirizzo barra WordPress, parte la prima schermata effettiva, quindi si sceglie il titolo del sito che vuole affidargli, le mail di riferimento quando gli arriveranno le varie notizie di WordPress, e praticamente l'ha installato. Quindi vedete, qui ci sono, vabbè, l'admin, la password eccetera. Se andiamo avanti, ok, vabbè, lo muovo molto lento, volevo far vedere il sito ma non so se sono andato troppo avanti. Adesso lui si collega, questo qui, vabbè, il pannello, vabbè, niente, per questo lo faccio vedere dopo, io non serve. Quindi vedete, diciamo, uno dei successi anche di WordPress è questo qui, cioè la semplicità anche nell'installazione, insomma. Ripeto, io vi sconsiglio di farvi un server in casa per tantissimi motivi, dalla sicurezza, dal fatto che se io ho una DSL normale, mi si collegano 100 persone con me, salda tutto, una serie di cose, non c'ha senso. Oggi, nel 2011, fare una cosa del genere, secondo me c'è qualche problema. Però, o perlomeno è uno che vuole sperimentare, allora lì avrebbe un senso, no? Ma se uno seriamente dice, no, io voglio farmi una cosa in casa, no, perché sono gli hosting, sono dei buoni prezzi, quindi non... ed è facile per tutti fare questa cosa. Benissimo, le slide sono finite, quindi io torno dal vivo, diciamo, e volevo farvi vedere l'ecosistema di WordPress. Io adesso sto andando sul mio sito marcobruni.info, quindi un attimo che scrivo la password. Niente, quindi questo, vedete, la schermata di login che si raggiunge con il nome del sito, e appunto non funziona benissimo. Se c'è un altro di riserva, casomai, se non riesco ad andare su questo, vabbè, non ci riesco, perfetto, vediamo quest'altro. Poi è quello mio. No, c'è anche questo della sfida. Sì, admin è una cosa da non fare, ma ormai dice, non lo so, vabbè, poi lo farò. Ecco, primo consiglio, visto che appunto c'era admin, che lì era una delle prime che facevo, quando si sceglie l'utente per la sicurezza, poi di questi articoli su WordPress ne trovate mille, anche in italiano, per la sicurezza quando si sceglie l'utente principale che ha creato quel sito, quindi che farà riferimento, che è l'admin, mai usare admin. Perché è facile, si intuì. Quindi mettete un nome vostro che è già tipo Marco, e già, infatti sul mio ho messo Marco, vabbè, questo è admin, vabbè. Ok, allora andiamo sull'ecosistema WordPress, perché questo è un sito, i siti, vabbè, non è che ci interessa più di tanto. Allora, per entrare, io sono andato su AskWeGear, che è l'indirizzo admin, e mi sono loggato. Allora, prima cosa che si vede è la bacheca. Nella bacheca sono riassunti un po' tutti gli elementi di WordPress, quindi dagli articoli alle pagine, alle categorie, ai tag, ai commenti, quelli approvati, in sospeso, spam. Ok? C'è scritto, vabbè, che versione si sta usando, eccetera, eccetera, ci sono delle bozze recenti. Vabbè, speriamo ci sia niente. No, questo in teoria non c'è niente di. Vabbè. Così, però vediamo un attimino la parte sinistra, cioè questa,
che mi interessa per farvi capire appunto l'ecosistema di WordPress. Allora, partiamo da qui. Allora, gli articoli. Allora, io per articoli qui si intendono dei post, quindi ad esempio se io apro il sito, ok, così facciamo un raffronto in diretta, cioè un post è un articolo, viene tradotto in articolo qui, tra l'altro questo è tradotto in italiano, quindi voi dovete scaricare da wordpress.org la versione in italiano e tutto è tradotto in italiano, e l'articolo è questo, ad esempio, quindi questo è l'articolo, io tra l'altro lo posso aprire tranquillamente, lo possiamo vedere. Clicco su tutti gli articoli, vado su modifica perché mi sono accorto di aver fatto un errore, lo andiamo a vedere, questo qui, e la cosa interessante è questa, vabbè qui mo si vede un po' piccolo ma non fa niente. Allora, io posso vedere in modalità, adesso questa qui è in modalità diciamo avanzata tra virgolette, cioè diciamo, io potrei scrivere anche tranquillamente del testo così, semplice, e lo posso fare, posso pubblicarlo, però c'è la possibilità anche, lui mi dà, diciamo, il vantaggio dei bottoni per fare un pochino di HTML, o, sì, diciamo HTML, quindi posso fare il grassetto, posso fare il corsivo, posso aggiungere un link, quindi se io faccio clic sul link, ad esempio, questa è una cosa che è stata aggiunta nell'ultima versione, mi sono venuto a dire che ormai siamo alla versione 3.2 più o meno. Questa è una cosa che esisteva che è comodità, io addirittura mi ricordo 2 anni fa mi ero fatto una roba lì a mano, cioè mi hanno creato un bottone che cliccando faceva sta cosa più o meno, cioè la possibilità di mettere il link, il titolo e se voglio aprire un'altra finestra. Quindi facendo questa cosa qui adesso lo possiamo pure fare, non è un problema, tanto non salvo il post. È comodo, diciamo che è comodo. Invece prima bisognava fare il link, per esempio per aggiungere un'altra finestra bisognava mettere a mano, vedete, questo target blank che in HTML vuol dire aprimi un'altra finestra, quindi vabbè, si perde 5 secondi, però diciamo, è scomodo e quindi l'avevo fatto io, adesso l'avevo messo, insomma. Ecco, quindi vedete che potete trovare diciamo del semplice testo con dei link, ma niente di più. Poi c'è la possibilità, allora vediamo qui, facendo questo, vediamo se lo... Vabbè, questo qui poi c'è la possibilità di visualizzare l'articolo, e va bene. C'è la possibilità di fare l'anteprima, per esempio se sto facendo una bozza, la bozza vuol dire io creo un articolo, ancora non lo voglio pubblicare perché non sono sicuro di come viene, come si vede. Allora, praticamente con anteprima, adesso questo è già articolo, quindi se io aggiorno, lo aggiorno direttamente e si vedrà. Ma se una bozza, sto scrivendo, non ho ancora pubblicato, vedo in anteprima la bozza, ma chi va sul sito ancora non la vede perché non è stato pubblicato. Qui vedete gli stati, cioè è pubblicato, la visibilità, perché si può mettere anche privato o con password. Addirittura si può mettere pubblicato e si può mettere la data di domani e l'orario alle 9, quindi molti blogger professionisti cosa fanno? Si preparano l'articolo durante il giorno, la sera, siccome da tutte le statistiche, poi bisogna vedere quanto affidabile o meno, comunque è stato riscontrato che maggior lettura di posta avviene o la mattina appena si arriva in ufficio, tipo le 9, o ci si alza alle 9, alle 10, oppure pausa pranzo, inizio 2, quindi 2 e 2 e mezza. Allora, questi che fanno? Si preparano l'articolo, pubblicano domani alle ore 10 o alle ore 8 e mezza, così sono sicuro che chi arriva lo vedrà, ma è inutile che lo pubblico stasera, ok? Va bene, non trovo un'altra cosa che volevo far vedere, ma vabbè, non fa niente, andiamo avanti perché non vorrei perdere tempo. Diciamo che c'è la modalità anche, forse lo trovo qui un attimino, c'è la modalità, non lo trovo, vabbè, non fa niente. C'è la modalità di visualizzare l'articolo, forse sta sotto e non si vede perché è troppo piccolo, c'è la possibilità, praticamente, andando in italiano, adesso non mi ricordo si chiama, però la possibilità di vedere tipo un editor di OpenOffice o di Word, cioè quindi vedete proprio le iconcine tipo salva, tipo, cioè le iconcine proprio di un classico strumento, insomma, appunto, o Word oppure OpenOffice, che è magari più amichevole per
per chi non ha conoscenza, dove appunto ci inserisci link, chi invece magari ha più difficoltà con questa cosa può usare l'altro. Ci sono le categorie e i tag, vabbè, è inutile, mi soffermo più tanto, diciamo che le categorie, penso che lo sapete, più o meno servono per raggruppare i post, quindi io creo la categoria Linux, ce l'ho, quando scrivo un post che parla di Linux, metto categoria Linux, magari parlo anche di Ubuntu, metterò anche la categoria, questa a che serve? Serve a Google affinché venga indicizzato bene l'articolo, quindi se qualcuno poi cerca Linux Ubuntu viene trovato più facilmente. Un altro consiglio che vi do, questa è una, cioè, WordPress, diciamo che WordPress, una cosa buona di WordPress è che già SEO enabled si dice, no? Cioè che vuol dire? Già il codice è stato fatto per essere ben indicizzato da Google, però potete scaricare il plugin, dove vediamo il plugin per questa cosa. Un consiglio che vi do è di scrivere i titoli bene, diciamo, perché Google, oltre al contenuto del post, vede anche molto dall'articolo, quindi cercate di usare le parole, insomma, dove si capisce di cosa parlate. Oh, poi c'è il raggruppamento media, dove praticamente c'è la libreria media, c'è la possibilità di qui gestire tutti i media, quindi dalle immagini ai video, sì, diciamo che immagini anche in teoria audio, ma soprattutto immagini e video, quindi di crearsi una propria galleria, vedete qui la nostra, diciamo, dell'associazione, eccetera. Questa galleria è comoda perché poi nel posto, nella pagina, quando io faccio inserisci immagine, io posso caricare un'immagine direttamente, ve lo faccio vedere velocemente, tutto live, ok, quindi ve lo faccio vedere, anzi no, vabbè, aggiungi nuovo, vabbè, anche aggiungi nuovo, va bene, questo qui, vedete? Questi fanno riferimenti appunto ai media, diciamo, quindi alle immagini, ai video, all'audio. Se io faccio aggiungi immagine, io ho la possibilità sia di caricare da un file, io ho un file nel mio computer, però posso andare direttamente nella mia libreria, perché se io ho già un'immagine che io utilizzo per fare un determinato post o pagina, perché ogni volta devo stare, allora mi fa comodo andare qui e prendermi quella che mi serve, ok? E lì diciamo che nel raggruppamento media serve proprio a gestire questo. Tra l'altro, per esempio, un uso che facciamo noi molto comodo, che vi consiglio se vi serve, per esempio, molte volte si mandano allegati via email e si intasano le mail, no? Quindi vi faccio esempio, noi adesso partiremo con un corso di informatica, alfabetizzazione informatica gratuito a San Metto, come associazione, invece di mandare il PDF che poi magari pesa 2 mega, che ci sta su una mail, ma perché intasare le mail? Si carica tramite media il file su WordPress, sul sito, si manda il link via email, clicca sul link e lo scarica, niente di più facile. Ok? Poi c'è il raggruppamento dei link, questa è una cosa che sta un po' andando a scomparire, cioè avete presente, diciamo, il blog roll, si dice in termini tecnici, cioè quando sui siti vedete i link consigliati, no? Quindi io vi consiglio questi link perché sono amici miei, perché sono professionisti in gamba, potete trovare informazioni, eccetera, e questo serve per fare questo, quindi, ok, no, fammi segni i segnacci, quando siamo, 20? No. C'è altri 20 minuti. Ah, mi sei, inutile, facciamo tutta la storia, ok, quindi niente, qui è inutile perdere tempo, vedete, cioè uno fa aggiungi link, mette il nome, mette l'indirizzo, la descrizione, finisce lì, io li uso, dimmi. Perché sta scomparendo il blog roll? Se tu parli con il blog, cioè sta scomparendo perché? Perché ormai internet si sta spostando, non so se può essere, cioè può avere dei vantaggi, ma si sta spostando sui social. Quindi diciamo che sui social, spostandosi su social, il blog magari non è più il centro di riferimento, e allora sta perdendo questa cosa. Io la uso ancora. Comunque un consiglio, per esempio, che loro danno per non perdere credibilità con Google, perché sapete che Google ovviamente ha aggiornato il tutto con un nuovo algoritmo che hanno chiamato Panda, che diciamo che l'aggiornamento principale è questo, che c'era una marea di siti che facevano i furbi. Che significa i furbi? Non copiavano, ma linkavano i contenuti di altri siti dicendo che erano il loro.
ok? Non mi ricordo in termini tecnici, farm, copy farm, una roba del genere, vabbè, eh? Sì, una cosa del genere. Allora, Google ha introdotto questa cosa proprio per vedere se il contenuto è in effetti originale, quindi sono io che l'ho pubblicato, se, e quindi diciamo che quello che ha copiato viene depenalizzato in maniera pesante, molto, addirittura casi di gravi successi sono stati proprio depennati da Google. Tra le tante cose, per esempio, molti consigliano esperti SEO che se io metto nel mio blog, che è il mio blog personale, quindi non l'associazione, Marco Bruno Leva, che è informatica, parla di informatica, da Linux, eccetera, eccetera, PHP, cioè io metto un link che parla di cucina, non c'è senso, Google se ne accorge e probabilmente qualcosa perdo sull'indicizzazione, quindi vi consiglio di usare dei link inerenti al tema che ho usato nel vostro blog. Un altro consiglio, tanto le sparo così, visto che abbiamo tempo, sempre riportato dalle varie esperienze, vi consiglio di scegliere una nicchia, cioè se voi volete fare diciamo il blogger professionale, parola grossa, però diciamo non smanettone, non improvvisato, io vi consiglio di scegliere un argomento, cioè, e questo anche per Google, ma anche in generale per chi vi visita, no? Cioè se io faccio un blog dove parlo della mia professione e parlo dell'associazione culturale, è una stupidaggine, no? Perché confondo, diciamo, il mio visitatore che non sa di cosa parlo, ma soprattutto anche Google non riesce a indicizzarmi bene con delle parole chiavi per quella nicchia, ok? Quindi noi per esempio abbiamo un blog che è per l'associazione, che è assecare.org, un blog mio personale che Marco è, dove uso a livello professionale, dove pubblico i miei lavori, il mio curriculum, eccetera, e lì c'ho i link, poi se vogliamo possiamo vedere, ma niente di particolare, c'ho i link che fa riferimento ad altri blogger che parlano di informatica, esperti, eccetera. Qui potete vederlo già da soli, su quella associazione c'è l'Abruzzo Social Forum, c'è l'Acqua Pubblica, eccetera, eccetera, articolo 21 e via dicendo, insomma, no? Un altro uso carino che si può fare di link, come abbiamo fatto noi, per esempio è ricavare diciamo uno spazio, ma questo non può anche non servire, comunque dei link miei, diciamo, no? Quindi per esempio sull'associazione c'è il calendario dell'attività, l'email che è criptata per non metterla, diciamo, pubblica, le foto, la pagina Facebook, eccetera, eccetera. Tanto si fa, basta che uso, creo una categoria, link, associazione e gli altri, per esempio. Quindi quando creo il link associo e lui me li divide automaticamente. E qui sotto invece sono tutti gli altri. Ok, tra l'altro c'è stato pure il log, no, non ci stiamo, aggiungeremo, va bene, forse sta sul mio. Ok, eh? Però c'è Wikileaks. C'è Wikileaks, esatto. Poi, veniamo alle pagine. Le pagine sono le pagine. Quindi, diciamo, che poi secondo me questa cosa al passare degli anni si sta un po' perdendo, cioè la differenza tra il post e la pagina. Diciamo che l'unica differenza è un po' a livello di raggruppamento, cioè mi spiego, diciamo di solito WordPress, ma penso anche gli altri, le pagine tendono a metterle in un posto ben preciso. Ad esempio noi abbiamo scelto come tema, dopo affronteremo anche il discorso dei temi, cioè con il menu in alto, e vedete che le pagine, per esempio le pagine abbiamo creato noi, le altre sono un'altra cosa che poi vi spiego, sono chi siamo, per esempio abbiamo chi siamo, che è la nostra presentazione, ci sono chi siamo, ci sono le conferenze, il calendario. Quindi diciamo quando io creo una pagina viene messo in quel raggruppamento lì, ci sono quelli che scelgono il menu sulla destra, il menu delle pagine, diciamo, e invece i post fanno parte del blog, ecco. Quindi quando entro in una pagina vedo la pagina, non vedo più i post che scorrono, sulla destra vedo comunque la mia barra laterale dove ci sono le mie cose. Ecco, queste sono le uniche grandi differenze, insomma, però insomma, i concetti che ho detto prima per i post vanno per la pagina, le categorie e tutto il resto, insomma. Quindi va il discorso della pubblicazione, della bozza, quello che ho detto prima, identiche cose, insomma. Ci sono i commenti, quindi per gestire i commenti. Allora, la cosa buona di WordPress, non so gli altri perché non li conosco, che di base i commenti non sono, cioè quando uno fa un commento non viene pubblicato automaticamente, perché? Perché si rischia, poi racconto una storiella,
fatto da un blogger che ormai è diventato famoso, perché i commenti rischiano di portarti le querelle. Allora, racconto la storia di un blog che si chiama Luca Conti, che penso che molti di voi conosceranno, comunque cercate su Google, e mi ha raccontato una storia, che lui aveva un blog ormai praticamente quasi abbandonato, tra l'altro è di Iesi, queste parti, un blog quasi abbandonato, non so, parlava di energie rinnovabili, eccetera, e parlava un giorno di, non so che cosa, probabilmente delle problematiche lì nella città. E uno ha scritto un commento, non si sa come è riuscito, perché WordPress da sempre c'è questa cosa, cioè di base i commenti vanno abilitati, cioè vanno autorizzati, ok? Però non si sa come uno ha scritto un commento, quando che era un consigliere comunale di questa città, avvocato, che però vi fa le querele, cioè quando ha finito praticamente la digiassia da casa, dice chi quereliamo oggi? E poi questo tipo ha scritto tutte le parolacce di questo mondo contro questo qui, dicendo che rubava, e credo da una settimana ha visto arrivare la querela a casa, perché? Chi è il responsabile? Non a lui, anzi, mi sa che al padre addirittura, perché non so, forse non so per quale motivo l'aveva intestato al padre. Insomma, praticamente arriva la querela diretta, dove fa un processo di 4 anni, è stato praticamente assolto, ma forse lo devo pagare con le spese legali. Quindi, ragazzi, un altro consiglio che vi do: state attenti ai commenti, a quello che scrivete, perché verba volant, catta male, soprattutto su internet. Una delle cose buone che disse Obama andando a scuola, forse all'inizio, non so se era in campagna elettorale all'inizio della presidenza, disse, e questo io lo faccio da sempre, disse attenzione a tutto quello che pubblicate su internet, perché lì rimane, no? Quindi da Facebook, io non ho mai pubblicato una foto mia privata, né di famiglia, né di... io vedo la gente, bambini appena nati, amanti, cioè di tutto proprio, ma quella è proprietà di Facebook, voi siete rovinati. Quella è proprietà di Facebook. Già, come diceva tu Massimo, mi sembra, cioè, appunto, Google, cioè, il Grande Fratello già esiste purtroppo, ci sono delle tecniche per diciamo, un po' sdeviarlo, dal usare il browser in modalità sicura, quindi bloccano un pochino i cookies, al usare, adesso mi viene il nome, la rete di proxy, Tor, a usare, insomma, ci so, però se uno lo usa normalmente, il Grande Fratello esiste, ci indicizza, sta tutto di noi, quindi a posto, ok? Però il consiglio che vi do io, quando pubblicate una cosa, soprattutto se è un blog intestato a voi, state attenti a quello che dite, e state attenti a quello che approvate nei commenti. Io ci sto attento, quindi quando comincio a vedere parolacce di qua, parolacce di là, per dire anche l'ultima, uno su Facebook, forse a Berlusconi, boh, non mi ricordo, pezzo di la denuncia, ora devi fare il processo perché tu l'hai pubblicato, poi magari ti va bene che nessuno ci perde, però magari che ti posso dire, Previti, Bonani, non so se campa ancora, boh, magari non c'è niente da fare, va su Facebook, vede quello, dice, facciamo una querela, tu magari sei un poveraccio, infatti a questo mi sembra che gli commentai dissi, guarda, se uno è un buon avvocato e si può permettere, un buon avvocato lo farei anch'io, ma purtroppo non me lo posso permettere, sarei un po' più attento, insomma, no? Quindi questa è un po' la cosa. E quindi i commenti qui si possono o approvare o non approvare, dirgli che sono spam, buttarli nel cestino. Tra l'altro WordPress di base usa un plugin già di base sua, si chiama Askimet, che è un plugin dell'azienda che sta dietro a WordPress, anche, ripeto, se è una fondazione, ma c'è un'azienda fondata dal fondatore Matt, eccetera, eccetera, che rilascia, quindi già quello in qualche modo, quando si vede un commento con tanti link, no? Il Viagra, allungamento, già tappa, ok, è classico, no? Già lui quando vede, perché lì c'è una cosa molto semplice, quando vede già viene pubblicato un paio di link, vuol dire che è spam, insomma, non è un commento normale, no? E già viene inglobato dentro. L'unica cosa è che bisogna registrarsi su wordpress.com un utente per avere la chiave per farlo funzionare. Se no, io vi consiglio la cosa più, cioè due cose. Uno è collegarsi ai social network per fare i commenti non aperti a tutti, da Facebook, però rientriamo un po' nel Grande Fratello, diciamo, però. Se volete potete usare Facebook, l'utente di Twitter, eccetera, eccetera, oppure il CAPTCHA, il famoso CAPTCHA, che sarebbe quella immaginetta con quei caratteri strani che in teoria sembra che per adesso possa leggere solo un umano,
quindi uno si può fare un commento, rilegge quello e avere l'approvazione. Io per esempio sul mio ce l'ho, vabbè, mo senza lo faccio vedere, non è inutile perdere tempo. Quello lì, diciamo, io perché preferisco quello? Perché io odio tutte le registrazioni. Cioè io odio, per esempio, un sito che seguo, Punto Informatico, che è decente, non è? Però per commentare bisogna dire, io non gioia e non mi registro un commento. Vabbè, è una cosa psicologica, no? Invece molte, nella maggior parte dei casi io ho visto altri blogger, cioè utente, posta elettronica, sito, mette un piccolissimo calcio, oppure c'è qualcuno che mette 2 più 1 quando fa, vabbè, e qui si manda, senza registrazione e senza niente, insomma, no? Ok, bene, allora eravamo arrivati ai commenti. L'aspetto, ecco, questa è un'altra cosa fondamentale. Perché? Perché WordPress è lì nel sito ufficiale, ne trovate a migliaia, se non a centinaia di migliaia, ha una base, ma poi ci sono dei temi grafici che io posso scaricare e installare. Guardate, qui io posso, non posso fare la prova perché c'è un tema un po' particolare, che quindi potrebbe. Però vedete, questo è il tema che usavamo prima. Se io adesso non la faccio, ripeto la prova, però se io metto qui tema attiva, a me in un secondo il blog mi cambia tema, non succede niente. Ok? Ripeto, adesso dopo vi spiego perché non lo posso fare. Se lo facessi sul mio, lo posso fare tranquillamente, switchare l'uno o l'altro senza nessun problema. Mancano 3 minuti? Cavolo, ma io stavo mancando 20 minuti. Ah, ok. Vabbè, e quindi anche qui, secondo me se ne trovano una barcata di più rispetto a Joomla e a Drupal. Per dirti com'è comodo, io quando è capitato un cliente ultimamente, dicevo voglio fare un sito, benissimo, facciamo questo sito perché già so cosa verrebbe poi dopo, no? Allora per avere meno rogne possibili, io dico guarda, io non sono un grafico, ok? Quindi non posso modificare, tu scegli un tema che ti piace, io ti applico quel tema e lavoro lì, quindi gli faccio le impostazioni, gli creo l'infrastruttura, eccetera, e guardate che ci sono talmente tanti che si trova quello che si piace, lo installo, magari la fortuna di trovarlo gratuito, a pagamento di solito la media è sui 50 euro, però se uno deve fare professionalmente ci può anche spendere, e ti risolve una mare di rogne. Tornando sempre al 1996, sta roba qua, cioè ogni pagina tu devi andare lì, colore red, black, cioè voi fate l'affronto per fare un sito di 100 pagine con questa piattaforma e fare un sito di 100 pagine con il blocco note, ok? Bene, 3 minuti, cosa posso dire? Ah, vabbè, affrontiamo i plugin, dai, il plugin importante. Un altro, diciamo, aspetto importante appunto di WordPress è questo, cioè WordPress nasce come questa piattaforma che qui vedete, basica, diciamo, no? Cioè pagine, post, media, commenti, eccetera, eccetera. Poi con i plugin, io adesso ve ne faccio vedere un po', qui ci sta solo BuddyPress, però andiamo sugli attivi, io posso estendere il mio WordPress, quindi a me mi serve un plugin per il backup, ok? Anche se adesso nella versione, ultima versione l'hanno implementata, ad esempio io voglio farmi un backup del mio spazio hosting, se non lo compro da Aruba, e del mio database, plugin, si installa, finito, si configura, probabilmente gli dici dove andare a prendere le tabelle, ma l'ultimo che ho installato se le va a prendere anche in automatico perché sta nelle configurazioni WordPress, ma è SQL, quindi, oppure qualcosa, ad esempio, per dire, faccio un altro esempio, all'epoca YouTube non ti permetteva di mettere video più lunghi di 15 minuti, noi avevamo un video di una conferenza che durava un'ora, non mandava di fare lo spezzatino, cioè 15, io ho caricato il video sul mio sito, ho scaricato Flash, cioè scusate, ho installato il plugin Flash Video Player, questo qui, l'ho configurato, l'ho legato direttamente al mio video che sta nel mio spazio, pronto. Naturalmente non c'è YouTube dietro, però ho risolto il mio problema con un plugin, quindi ho esteso il mio la gallery di Picasa. Noi abbiamo le gallery delle nostre iniziative su Picasa, che sarebbe il Flickr di Google. Questo è il plugin e ti fa la gallery in automatico, non ti devi occupare niente, che sarebbe questa qui. Quando ho finito ditemelo, tranquillamente che mi fermo. Che è questa qui, ad esempio.
Ce la facciamo, speriamo. Vabbè, intanto vado avanti, sì, posso farti avanti? Sì, vai, vai. Se si aggiorna la versione di WordPress, sì, qualche plugin può capitare che non funzioni. Sì. Come si fa, ovvio? Allora, in genere il 99,9% dei casi, soprattutto ultimamente, versione 3, più professionale, è diventata una roba mondiale, eccetera, 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 quindi non parliamo più della versione 1, 0. È difficilissimo che capiti nella stessa versione. Cioè, quando io creo il mio plugin, io voglio crearmi un plugin, Marco Bruno vuole fare un plugin, innanzitutto è una roba non la portata di tutti. Vado nella documentazione e c'è tutta la documentazione per fare il plugin che funzioni correttamente con la versione 3. Ok? Quindi tutta la versione 3 viene garantita. Quindi adesso siamo alla 3.2, quindi prima arrivare alla 4. Però in genere, se io mi appoggio a delle cose standard di WordPress, cioè non cose consolidate, è difficile che cambi quella cosa. Comunque ripeto, se volete divertire, andate su wordpress.org. C'è tutte le api, si dice in termini tecnico, della documentazione per i programmatori, dove è tutto specificato questo. E poi il bravo programmatore, naturalmente, sta attento a questa cosa e cerca la retrocompatibilità, come diceva anche prima, no? Il programmatore somaro no, invece, insomma. Ecco, mi sarò finito, giusto? Ah, quasi? Vabbè. Niente, quindi questi sono i plugin. Se volete divertire, guardate, per dirvi un plugin secondo me interessante che potete vedere qua, che è aperto, l'ho usato anche oggi, la newsletter. Cioè la newsletter, per esempio, le newsletter sono una rottura di scatole, ma io appoggiarmi a quella, a quella, voglio un plugin per la newsletter. A un certo punto mi sono messo a cercare, ne ho provati pure un paio perché magari facevano pena, e a un certo punto ho trovato questo che volevo farvi vedere, riesco ad aprirlo, gestione iscritti, volevo farvi vedere, niente, è questo qui, cioè dove c'è la gestione degli iscritti, quindi io qua metto per ogni riga l'indirizzo mail e email, poi vengono aggiunti in automatico, che è questo qui, quando io poi faccio un invio, che è questo qui, cioè faccio un invio di newsletter, quindi praticamente scelgo qui, tra l'altro dice state attenti che fate spam, cioè mandarne troppi, poi dice vabbè, io te l'ho dato gratuito, ma se tu compri quello a pagamento io ti do la possibilità di spezzarlo, cioè tu ne mandi uno, però io te ne mando perché a un certo punto poi vai sugli anti-spam, vai a finire se superi una soglia, io te ne mando 1000 al giorno o 1000 ogni 8 ore, così stai tranquillo. E diciamo che qui vedete, se io gli do il mio post, che è questo, e dico estrai contenuto, la newsletter riferimento, faccio invio, non devo pensare più niente. Cioè invece tante volte, se io faccio una newsletter, vedete qui mi ha estratto il post, io faccio invio, finito. E tra l'altro quando arriva all'utente, l'unica, c'è una pecca, questo è un bug, vorrei segnalare al programmatore, ma lasciamo perdere. E la cosa bella è che quando arriva sotto, perché va messo, perché sennò rischiate pure la privacy, se volete cancellare questa cosa, prima di qui avviene la cancellazione in automatica sulla newsletter, sul plugin, non dovete fare niente, in modo che la volta dopo non vanno più. Per concludere, l'ultimo, se poi vedete, volete fare un sondaggio, cioè il plugin per fare i sondaggi. Quindi ad esempio noi adesso stiamo facendo il corso di informatica, stiamo partendo il corso di informatica, abbiamo scritto qual è il giorno e l'orario che più vi interessa. Anche lì il plugin è molto semplice, create il titolo, le tre opzioni, finito. Mettete, scusa, l'unica cosa importante, mettete il coso. Diciamo che i plugin, per esempio il backup è un plugin per una funzionalità, però i plugin tipo il sondaggio hanno anche un aspetto grafico. Quindi se noi andiamo su aspetto, vi faccio vedere una cosa, voglio farvi vedere i widget, cioè se è un plugin che va messo nel sito, hanno anche dei widget di riferimento. I widget sarebbero, diciamo, l'estensione plugin per posizionare all'interno del mio sito. Quindi vedete, io ho messo il plugin sondaggi Pulse, l'ho messo lì e appare lì. E per dove l'ho preso? L'ho preso qui sotto, che è diciamo spazio dove, quando io aggiungo un plugin grafico, qui trovo il mio widget, c'è il calendario, c'è qua, e io lo metto lì, lo posiziono nella mia barra laterale e a quel punto me lo trovo in automatico. Finito.